È Buenos Aires, la terza ed ultima tappa del viaggio di Casini in Sud America. Dopo l'Uruguay, dove ha incontrato il presidente Mujica, e il Cile, dove tra l'altro è intervenuto all'omaggio a Patricio Aylwin, primo presidente dopo la dittatura di Pinochet, il leader dell'UDC riceve l'applauso degli italiani d'Argentina, riuniti in un teatro della capitale per iniziativa del MAIE, il movimento degli italiani all'estero, italiani cui fa subito una precisa promessa. Abbiamo dato a loro il voto, non togliamolo oggi perché sono le risorse del nostro futuro nel mondo. Del piccolo gruppo di contestatori che fuori dal teatro mostra striscioni del Movimento 5 Stelle dice si tratta di scaramucce tra partiti locali. A domanda poi interviene però sulla proposta di Grillo che in un'intervista al Clarín di Buenos Aires invoca un euro debole per Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. Le proposte di Grillo sull'euro significherebbero l'anticamera della devastazione nazionale. Credo che nessuno le prenda sul serio seriamente. Ma Grillo certamente è stata la risposta a una cattiva politica. Ma quello che è importante oggi è proiettare all'estero questa immagine di un'Italia unita che con Monti sta recuperando il terreno e il tempo perduto.